ragazzi, per esempio, se andiamo con sì, la curva e a chi appartenente a 0 su più elenco assolvono il coseno di diretto meno spinto. Se non spiegherei come lo qui, questa è una curva equivalente alla curva phi, ma con verso opposto. Infatti, all'istante t uguale 0 sarà il punto coseno di pi greco, seno di pi greco nel punto meno 1, 0. D'accordo? All'istante pi greco sta nel punto 1, 0. Quindi questa curva è equivalente a phi ma con verso opposto. Se con omega denotiamo quella forma differenziale, integrale di y dx meno x y dy su psi, a cosa sarà uguale? Secondo questa curva equivalente a φ, ma con verso opposto, sarà l'opposto di questo numero. Che numero? Sarà uguale a meno mezzi più 2. Tale che A con I di X è uguale alla derivata di F rispetto a X con I del punto X per ogni X appartenente ad A per ogni I uguale 1 N. In tal caso F si chiama
primitiva di omega, oppure potenziale del campo A1. Si ha un cosine della n un aperto ed omega una forma differenziale continua su A, i coefficienti A1 a n. D'accordo? Diremo che omega è esatta, oppure se vogliamo usare la terminologia fisica diremo che il campo vettoriale di componenti A1 a n è conservativo se esiste una funzione f definita in A a valori in R differenziabile tale che per ogni i uguale 1 a n il coefficiente A con il x si può esprimere come la derivata di f rispetto a x con i per ogni x appartenente ad A. Quando la forma differenziale esatta, una funzione f siffatte, che non è unica come vedremo, si chiama primitiva di omega. Oppure se volete usare la terminologia fisica si dice che f è un potenziale del campo A1 a n. Avete già visto immagini di due insiemi connessi? Questo insieme è connesso, e comunque nei due punti, un punto qui e un punto qui, trovate una poligonale di estremi, questo è il punto x, questo è il punto y, trovate una poligonale di estremi x e y contenuti in A. Tutta con l'ordine A? Sì, per esempio questa è la poligonale. Per esempio questo caso peggiore, il punto X è qui e il punto Y qui. Trovate una poligonale di estremi X e Y tutta con l'ordine A? Sì. Questa poligonale è tutta contenuta in A. Ragazzi, dire che l'insieme è connesso moralmente vuol dire che è tutto di un pezzo. Combattere la cosa.
che tu tiri un pezzo, d'accordo? Per esempio, se A è l'unione di questi due insiemi, A non è un insieme, non è connesso, perché se prendiamo un punto X qui e un punto Y qui, riuscire a trovare una poligonale di estremi questi due punti tutti contro tutti? No, no, necessariamente uscite fuori di A, d'accordo? Grazie, insieme connessi in R, tutte sulle connesse sono gli intervalli. Allora, se voi avete una forma differenziale esatta in un aperto connesso e conoscete una primitiva, conoscete tutte le primitive in virtù della seguente proposizione. Siano A incluso in R N aperto connesso omega uguale somma cosa si equivale a 1 ad N di A con I con I una forma differenziale lineare esatta su A e F di A in R una primitiva di omega. Allora G di A in R è una primitiva di omega se soltanto se esiste la costante C appartenente ad R, che ovviamente dipende da G, tale che G di X è uguale a F di X più C per ogni X appartenente. Esatto, sotto il testo continua, perché sarà la definizione di esattezza che è questa. Ed F, sia F una primitiva di omega. Allora G è una primitiva di omega se soltanto se differisce da F per una costante additiva. C'è la dimostrazione che è immediata. Avete copiato l'enunciato? Allora ragazzi, c'è un'implicazione che va dal basso verso l'alto. C'è poco da far vedere qui. Per far vedere, per ipotesi sappiamo che F è una primitiva, d'accordo? Che G differisce da F per una costante. Per far vedere che G è una primitiva. Che cosa vuol dire che G è una primitiva? È una funzione differenziabile. E la derivata di G rispetto a x con i è uguale a? Cosa deve essere uguale? Se è una primitiva deve essere uguale ad A con i. D'accordo? Questo dobbiamo dimostrare. Che G è differenziabile e che la derivata di G rispetto a x con i è uguale ad A con i. G ovviamente è differenziabile che differisce per la costante di una funzione differenziabile. Poi la derivata di G rispetto a x con i chi è? È uguale alla derivata di f rispetto a x con i più la derivata di c rispetto a x con i. Qual è la derivata di c rispetto a x con i?
0. La derivata di f rispetto a x di quanto vale? F è una primitiva. Quindi la derivata di f rispetto a x di vale a con i. Quindi è finita. Quindi se non funziona, la parte è ovvia. Non mi soffermo, non mi seguo niente, perché l'indicazione dal basso verso l'alto è ovvia. L'indicazione dall'alto verso il basso. Quindi f è una primitiva di g, è una primitiva di omega, scusate, e g è una primitiva di omega. Quindi a cosa è uguale il gradiente di f nel punto x? Se f è una primitiva, quindi f è una primitiva di omega, a quanto è uguale il gradiente di f nel punto x? La derivata di f rispetto a x con 1 è uguale a con 1, la derivata rispetto a x con 2 è con 2, la derivata rispetto a x con n è a con n. Quindi questo è uguale a con 1 di x. Ma quanto vale il gradiente di g nel punto x? G è una primitiva, è una primitiva di omega. Quanto vale il gradiente di g nel punto x? Stessa cosa, questo è anche uguale a di g nel punto x, però x appartiene alla, quindi questa cosa ci implica che il gradiente di g meno f nel punto x è uguale a 0, però x appartiene alla, essendo uguale due gradienti, viene la differenza e il vettore è nullo. Allora avete una funzione g meno f che ha gradiente nullo in A, ma voi sapete che A è un connesso. Una funzione con gradiente nullo in un connesso com'è? Costante. Infatti come si chiama più? Questo fatto dire che esiste la costante c appartenente ad f, vale qui g di x meno f di x uguale a c per ogni x appartenente ad f. Ragazzi, questo risultato ho fatto che generalizzare quelle caratteristiche in analisi 1. Se voi avete una funzione con derivata nulla in un intervallo com'è? Se una funzione è una funzione di una sola variabile con derivata nulla in un intervallo, com'è la funzione? Costante. Risultato analogo per funzioni più variabili, dove al posto della derivata si sostituisce il gradiente, al posto dell'intervallo si sostituisce l'aperto connesso, che gioca lo stesso ruolo degli intervalli. Perché anche se avete una funzione di una sola variabile, e avete una funzione con derivata nulla, mica è costante se non sale un intervallo. Ma già la funzione. Se l'intervallo 0, 1 vale 2, se l'intervallo 2, 3 vale 5. Se la funzione define l'intervallo 0, 1 e sull'intervallo 2, 3. Sull'intervallo 0, 1 vale 2, sull'intervallo 2, 3 vale 5. Quanto è la derivata di questa funzione? 0. La funzione è costante? No. D'accordo? Perché l'insieme non è un intervallo. In R alla N il ruolo giocato dagli intervalli è giocato dai connessi. Quindi, se voi avete una funzione con gradiente nullo in un aperto connesso, potete dire che la funzione è costante. D'accordo? Quindi l'ipotesi di connessione interviene per dimostrare l'indicazione che va dall'alto verso il basso, non interviene nell'altro verso. Non ce l'ha, ragazzi. Perché sono importanti le forme differenziali esatte?
proposizione siano A in flusso di R alla N aperto, omega uguale sommatoria su c uguale tra 1 ed N di A con I dx con I, una forma differenziale lineare esatta su A f di A in R una primitiva di omega e phi a t appartenente alla b associa phi di t appartenente ad a una curva c1 a tratti con sostegno in a. Allora, l'integrale di omega su φ è uguale a f di φ di b meno f di φ. Cosa dice ragazzi questo terreno? Questa proposizione sia un aperto, ed omega una forma differenziale lineare esatta su A. Allora ammette primitive, sia F una primitiva di omega. Poi si affina una curva C1 a tratti con sostegno in A per calcolare l'integrale di omega su φ. Ora se conosciamo la primitiva è facile calcolare l'integrale. Questo è uguale alla primitiva calcolata sul secondo estremo meno la primitiva calcolata sul primo estremo. O in termini fisici, come si dice, terminologia fisica, come si dice che il lavoro, se avete un campo conservativo, il lavoro per spostare una particella lungo una curva in presenza di questo campo è data dalla differenza di potenziale sugli estremi della curva. La prima osservazione importante, quindi prima osservazione, se la forma differenziale è esatta, l'integrale per andare l'integrale lungo la curva non dipende dalla curva, dipende soltanto dal punto di partenza e dal punto di arrivo. Cioè, se questo è il vostro insieme alto, hai tutte queste curve che partono tutte da questo punto A, arrivano a questo punto B e si muovono in questo verso, l'integrale lungo qualunque di queste curve è sempre lo stesso ed è uguale esattamente alla primitiva calcolata del punto B e la primitiva calcolata del punto A. Cioè il lavoro dipende soltanto dal potenziale e dal punto finale. Ovviamente se cambiate verso di percorrenza cambia il lavoro, prende un segno, cambia il segno. Concentrazione.
l'integrale di omega su phi è uguale a definizione di A e B, sommatore più generale da 1 ad R, la derivata A con X calcolato sulla curva per con il primo di T di T. Ma noi sappiamo che la forma differenziale esatta ed F è una sua primitiva. Quindi come posso esprimere A con I? A con I non è altro che, essendo F una sua primitiva, la derivata di F rispetto a X con I. Quindi cosa posso scrivere? Integrale tra A e B, sommatore su B uguale, cioè 1 ad N, la derivata di F rispetto a X con I, del punto P di T per P con I primo di T. Ma questa somma non è altro che la derivata della funzione composta F composto Φ. Questo non è altro che il valore tra A e B della derivata della funzione F di T di T in dt. Quindi questo è uguale ad F d'accordo? Ragazzi, adesso cosa faremo nelle prossime tappe? Prima cosa troveremo, cercheremo di individuare dei criteri che ci possono subito facilmente dire se la forma differenziale è esatta oppure no. D'accordo? Dopodiché, se sappiamo che la forma differenziale è esatta, vedremo come si calcola la primitiva. Se uno sa la primitiva, a questo punto è facile fare l'integrale. Prima di fare questo, vediamo una caratterizzazione delle forme differenziali. Copiato questo? Siano A incluso R alla N un aperto connesso. Allora, le seguenti tre proprietà sono tra loro equivalenti. Prima proprietà: omega è esatta. Questo è da scrivere qui. L'integrale di omega su phi è uguale a 0 per ogni
curva chiusa C1 a tratti Fi di AB in A. Questo è veramente da scrivere. 3 integrale di omega su Fi è uguale all'integrale di omega su Fi se Fi di AB in A e Si di CD in A sono due curve regolari a tratti con Fi di A uguale a Fi di C e uguale a Psi di C e Fi di Fi uguale Ragazzi, cosa ci dice questo? A è un aperto connesso, dobbiamo mettere l'ipotesi che A sia un connesso. Omega è una forma differenziale continua su A. Allora, queste tre proprietà, 1, 2 e 3, sono equivalenti tra di loro. La prima cosa ci dice? Omega è esatto. Questo è equivalente a dire che l'integrale di omega su qualsiasi curva C1 a tratti chiusa vale 0. Ma questo equivale a scrivere che se ho due curve Fi e Psi regolari a tratti, entrambi con il sostegno in A, tali che partano dallo stesso punto e arrivano allo stesso punto, integrati su A. Dimostriamo. Facciamo vedere che la 1 implica la 2. Prova a dimostrare questa evidenza. La 2 cosa sta dicendo? Come si può dire questo? Che il lavoro lungo ogni curva è chiuso. Ragazzi, perché 1 implica 2? Immediato, c'è poco da dimostrare. Perché omega è esatta, quindi ammette una primitiva. D'accordo? F. Ma quanto è uguale? Fi è chiusa. Ma cosa è uguale l'integrale di omega su Fi? L'integrale di omega su Fi è uguale, in virtù della proposizione precedente, è uguale alla primitiva calcolata nel secondo estremo, meno la primitiva calcolata sul primo estremo. Ma la curva è chiusa, Fi di B e Fi di A sono uguali e quindi guarda cosa va qui da immediato, dove F è una primitiva sia F di A una
primitiva di omega. Allora, in virtù del risultato precedente, questo che ne sa il risultato precedente, abbiamo l'integrale vale 0. Q implica 2 vale 0. Facciamo vedere adesso che noi così faremo vedere che fate vedere che 1 implica 2. Adesso faremo vedere che 2 implica 3 e per chiudere il cerchio faremo vedere che 3 implica 1. Anzi, vi dico immediatamente l'idea della dimostrazione e poi cercare di formalizzarla. L'idea è chiara della formalizzazione. Lo scrivete, poi lo formalizziamo. Avete qui un punto A e qui un punto B. D'accordo? Avete due curve, una curva F che parte da A e arriva a B. Avete una curva psi che parte da A ed arriva a B. Volete dimostrare, state nell'ipotesi 2, che l'integrale lungo le curve chiuse vale 0. Volete dimostrare che l'integrale di omega su t è uguale all'integrale di omega su psi. È immediato. Cosa fate voi? Partite da A e arrivate a B. Poi da B ritornate ad A andando lungo la curva φ, muovendovi però nel verso opposto. Questa risulta essere una curva chiusa. Quindi l'integrale lungo questa curva vale 0. Ma questo non lo spezzate con l'integrale su φ più l'integrale sulla curva che ha verso opposto a φ, che è uguale a meno l'integrale su φ. D'accordo? Questa è l'idea banale. Però cercare di formalizzare. D'accordo? Allora, per prima cosa, iniziamo. Sì, che è la curva psi. Sì, davanti a destra appartenente a CD associa. Di essa appartenente. Cambiamo di verso a psi, cioè scriviamo una curva equivalente a psi definita su CD ma con verso opposto. Chi è questa curva, ragazzi? Chiamiamola psi 1. Tale che a essa appartenente a, per esempio, CD associa psi di D più C meno S. Questa applicazione cosa fa, ragazzi? Vi trasforma questa applicazione. Cosa ha questa applicazione? Vi trasforma l'intervallo CD in se stesso. Questa è l'applicazione obiettiva di classe C1, e la derivata quant'è? Meno 1. E questa cosa fa? Porta. Se prendete C, D più C meno C fa D, vi porta il punto C e il punto D. Se qui vedete invece di mettete D, viene D meno viene C, porta il punto D e il punto C. Questa. Quindi questa curva è una curva equivalente a psi ma con verso opposto. D'accordo? Quindi voi all'istante C state qui, all'istante D state qui e vi state muovendo lungo questa curva nel verso opposto. D'accordo? Io adesso cosa voglio fare? Voglio concatenare questa curva psi 1 con la mia curva φ. D'accordo? Io voglio andare da A e arrivare a B lungo φ. E poi da qui partire e ritornare ad A lungo psi. Quindi voglio concatenare la curva φ con la curva psi 1. D'accordo? Una cosa faccio,
mi scrivo una curva equivalente a psi con 1, define su un intervallo che ha psi con 2. B, perché la curva Φ è definita su un intervallo AB. La curva psi, adesso voglio arrivare al punto B, voglio andare avanti nel tempo, d'accordo? Andare avanti nel tempo, voglio muovermi lungo questa curva. Quindi voglio che la nuova curva si definisca su un intervallo, per esempio, BB più 1. Quindi cosa devo fare? Voglio scrivere una curva definita su un intervallo di tempo BB più 1 equivalente a psi con 1. Cosa dovrò fare, ragazzi? Qua sta B più 1. Equivalente con lo stesso verso la voglio adesso. Qui sta C e qui sta D. D'accordo? Io voglio fare un cambiamento di variabili che mi porta l'intervallo di B più 1 e l'intervallo CD. Tale che questo cambiamento sia strettamente crescente, mi porta B in C e B più 1 in D, B è la funzione lineare. Questo è T e questo è S. Chi è S? Poi nel punto all'istante B valga C, quindi S è C più T meno B, questo sarà D meno C fratto 1. Questa è la funzione che ha perpetrato questa linea. Infatti, questa è l'equazione della linea. Se vedete t uguale a b, viene c, e sta qui. D'accordo? Se prendete t uguale b più 1, viene b più 1 meno b fa 1, c più d meno c fa d e sta qui. E questa è l'equazione della linea. Allora, psi 2 chi sarà? Psi 2. A S, a T appartenente a BB più 1 associa C1 calcolato in C più T meno B più B meno C. Adesso faccio una cosa moralmente. Mentre questa curva è partita da B e arrivava in questo punto, in questo modo avviene il tempo CD, adesso avviene il tempo BB più 1, ho cambiato soltanto il tempo, l'intervallo in cui mi sto muovendo, di tempo. D'accordo? Questo ho fatto. D'accordo? La curva psi con 1 è cosa per dire, ragazzi? Nell'intervallo di tempo CD, partivo dal punto B, arrivava al punto A lungo questo cammino. La curva psi 2 cosa fa? Fa la stessa cosa. Però invece di partire, invece di fare nel tempo CD, lo fa nel tempo BB più 1. Ho cambiato la scala del tempo. Solo questo fa. Indichiamo adesso, ragazzi, concateniamo le due curve. Indichiamo come? Psi con 3, tali che a T appartenente a A B più 1 associa Φ di T, se T appartiene a da B, si può di T, se T appartiene a B di più 1. Questo è, ragazzi, chi è questa psi 3? Io parto l'istante A, d'accordo? L'istante A sto qui, dove copiare poi lo specifico.
ragazzi, chi è la curva psicotrice? Questa è una curva definita in intervallo AB+. All'istante A sto nel punto A. Poi nel tempo AB mi sto spostando, arrivo all'istante B sto nel punto B. Mi sto spostando lungo la curva C. D'accordo? Poi nel tempo BB più 1 ritorno al punto A muovendomi lungo questo cammino. Ragazzi, che cosa abbiamo fatto? Ma devo ripetere tutti i passaggi. Chiaro a tutti? Poi lo ripeto. Ragazzi, non rispondete. Lo ripeto. Non lo ripeto, lo ripeto? No. Eh? Chiedete sì? Ok. Allora, vediamo l'idea. Io cosa voglio fare? Voglio partire dal punto A. Arrivare al punto B, quindi questo cammino. Poi dal punto B ritornare al punto A lungo quest'altro cammino in un intervallo di tempo. Non in due intervalli di tempo separati, in un unico intervallo di tempo. La prima cosa che faccio, mi considero la curva che nell'unità di tempo CD, invece di andare da AB, va da B ad A lungo questo cammino. D'accordo? Quindi sempre lo stesso unità di tempo CD, invece di partire da A e arrivare a B lungo questo cammino, fa la cosa inversa. E la voglio una curva che segue la lente a C. E questa mi è data dalla curva psicomuna. Questo fa la curva psicomuna. All'istante C mi trovo in C di D, mi trovo in B. All'istante D mi trovo in C di C, mi trovo in questo punto. Questo è equivalente a C, quindi mi sto muovendo lungo questo cammino. Però qual è il problema? La prima curva è definita l'intervallo AB, la seconda curva è definita l'intervallo CD. Adesso voglio crearmi una curva che sia definita in un unico intervallo, che vada, arriva qui e poi torna indietro. Quindi devo cambiare i tempi. D'accordo? Questa curva è definita sull'intervallo CD, nel tempo, l'intervallo di tempo CD. Siccome voglio concatenarla, quella che è definita sull'intervallo di tempo AB, devo definire questa qui, devo portarla in un tempo che vada da B in poi. Ho preso B più 1, potevo prendere quello che volevo io come tempo, d'accordo? In modo tale che siamo in un unico intervallo di tempo. Ho preso un intervallo di tempo B più 1. Mi sono scritto una curva equivalente a Psi. Equivalente a Psi 1. Però non è più definito un intervallo CD, ma su un intervallo B più 1. Facendo questo cambiamento di parametri, mi porto in intervallo B più 1 e in intervallo CD. Con derivata maggiore di 0, che voglio che le due curve siano equivalenti con lo stesso verso, d'accordo? Quindi adesso questa curva C2 cosa fa? Fin dei conti, parte da B, arriva ad A, si muove lungo questo cammino qui, equivalente con verso opposto a Psi, però invece di farlo dal tempo C al tempo D, lo fa dal tempo B al tempo B più 1. Questo ho fatto, d'accordo? A questo punto concateno le due curve. Poi la curva si contrisce. Cosa faccio? Che divide l'intervallo di tempo AB più 1. Nell'intervallo di tempo AB, la mia curva si contrisce, coincide con B. Quindi cosa faccio? Parto da A e arrivo a B lungo questo cammino. Poi, nell'intervallo di tempo BB più 1, ritorno ad A lungo quest'altro cammino. Questo ho fatto. Questa è una curva chiusa. Fatevi il conto, ragazzi, vi calcolate questo è il punto A e nel punto B più 1 ottenete la stessa cosa. Fatevi il conto. Dalla sostituita. D'accordo? Quindi è una curva chiusa. Allora, quanto vale l'integrale di omega su F3? In virtù, noi stiamo nell'ipotesi 2, stiamo. D'accordo? Siamo nell'ipotesi 2. Quando vale l'integrale su omega di Φ3? Questo vale a 0.
per l'ipotesi 2, cioè in questa ipotesi. Ma phi 3 è fatta da due curve concatenate. Abbiamo visto la proprietà dell'integrale di una forma differenziale. Questa integrale può essere spezzata. Questo è uguale a l'integrale di omega su phi, l'integrale di omega su phi 2. Perché faccio l'integrale su phi e poi su phi 2, perché in virtù psi 2, scusate ragazzi, grazie, psi 2, in virtù della proprietà dell'integrale che abbiamo dato questa un'ora fa, d'accordo? Questo è uguale l'integrale di omega su phi più, ma psi 2 e psi 1 come sono tra di loro? Sono equivalenti e con lo stesso verso per costruzione, non ho fatto altro che spostare i tempi, sono equivalenti e con lo stesso verso. Quindi integrale di omega su psi 2 è uguale a integrale di omega su psi 1. Perché questo, perché psi 2 e psi 1 sono equivalenti e con lo stesso verso. Ma questo è uguale all'integrale di omega su phi più. Come so, com'è psi 1 e psi? Sono equivalenti con verso opposto. Quindi l'integrale di omega su psi 1, in base alla proprietà che abbiamo visto questa mattina, è uguale a meno l'integrale di omega su psi. Questo perché psi 1 e psi sono equivalenti e verso opposto. Ragazzi, se volete l'integrale di omega su phi meno l'integrale di omega su psi è uguale a 0. Quindi questo fatto qui, l'integrale di omega su phi è uguale all'integrale di omega su psi. D'accordo? Abbiamo fatto dimostrato che 1 che 2 implica 3, d'accordo? Ci resta dimostrare che 3 implica 1 per chiudere il cerchio, e questo lo faremo domani pomeriggio, no, domani mattina, va bene? Ok, ci vediamo domani.